Ciao a tutti e bentornati su Sei Che in Puglia. Oggi ci troviamo a Castellana Grotta in provincia di Bari alla Fondazione Onlus Saverio De Bellis. A fianco a me, dottoressa Daniela De Bellis, e oggi vi portiamo indietro nel tempo. Daniela racconterà del suo antenato Saverio De Bellis. Però prima di cominciare, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e azionate la famosa campanellina per vedere per i primi i nuovi video. Dottoressa, allora chi era Saverio De Bellis? Io mi chiamo Daniela De Bellis e la mia famiglia è originaria di Castellana Grotte. Anzi, all'epoca si chiamava solo Castellana perché le grotte sono state scoperte molto dopo la nascita del mio antenato, il grande Saverio De Bellis. Per tutti i cittadini di Castellana è considerato il nonno di tutti. In realtà Saverio De Bellis era il nonno di mio nonno, quindi una discendenza molto diretta. Apparteneva a una famiglia, direi, normale, media borghesia. Il padre aveva una piccola attività, un bar, un caffè, e due figli, Saverio, che era il maggiore, e molto più piccolo era il fratellino Nicola. Saverio nacque nel 1833 e subito dimostrò ai genitori e alla gente che ebbe modo di conoscerlo di avere una marcia in più. Saverio era intelligente, sveglio, avanti nel tempo. Non particolarmente colto, perché frequentò soltanto la scuola fino alla seconda elementare. Dopodiché cominciò a leggere, a studiare, a capire quali erano le problematiche della società. Il papà, capendo che questo ragazzo aveva molte qualità, all'età di 17 anni gli donò del denaro e gli disse: figlio mio, con questo denaro fai quello che vuoi. E cominciò ad aprire varie attività, un oleificio, un'attività casearia, un'attività di calce, un frantoio molto importante, e soprattutto cominciò a occuparsi di vino. Per occuparsi di vino doveva impiantare delle vigne. Queste vigne furono impiantate nella zona dell'attuale Trigianello. Erano molto estese e allora lui decise di trasferirsi dalla casa di Castellana dove abitava con tutta la famiglia a Trigianello. Allora decise anche di cominciare a costruire delle abitazioni per i suoi dipendenti. Infatti Saverio arrivò ad avere fin 500 dipendenti fissi, una cosa enorme. E il suo pensiero era: se faccio vivere i miei dipendenti e le mie dipendenti in maniera confortevole, serena, vicino all'attività lavorativa, certamente renderanno e produrranno di più. E quindi pian pianino cominciò a costruire questa borgata, questo borgo, che si chiamò Villanova de Bellis. Villanova de Bellis cominciò ad essere un centro florido, importante, vissuto. Fu costruita anche una chiesa dove si poteva andare appunto a messa senza fare chilometri a piedi o sul mulo. La moglie di Saverio, che era una grande, perché accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna, Giovanna, che gli donò 7 figli. Giovanna addirittura di tasca sua decise di costruire anche l'abitazione per il sacerdote, e poi fu costruita anche una piccola scuola, per cui i suoi dipendenti lavoravano in maniera serena. Però Villanova era un pochino affossata, era in una conca, e l'estate Saverio, che soffriva anche un pochino di asma, problemi di salute, e decise di costruire su una collina di fronte Villanova un'abitazione per la sua villeggiatura e soprattutto per la villeggiatura dei suoi 7 bambini, perché non dimentichiamoci che aveva una famiglia numerosa, e quindi costruì l'attuale belvedere, bellissima villa che si vede anche da molto lontano.
Saverio diventò sempre più intraprendente, riuscì a creare un'azienda vinicola a livello internazionale, vinse diversi premi e coinvolse anche i suoi figli, naturalmente. Poi ebbe anche l'idea geniale di impiantare un laboratorio di tessitura, a mano naturalmente, però sentì parlare di macchine che potevano essere adoperate anche meccanicamente e quindi molto più veloci, più rapide e più efficienti. Queste macchine però erano in uso in Inghilterra. Nel frattempo il fratello minore di Saverio, Nicola, aveva studiato, si era addirittura laureato in giurisprudenza a Napoli, perché Saverio, intelligente, disse: tu che hai più tempo libero vai a Napoli, studia, laureati e così mi supporti dal punto di vista culturale che io non ho. Quindi Nicola si laureò in giurisprudenza, imparò l'inglese e il francese e insieme decisero di fare un viaggio in Inghilterra. Si recarono in Inghilterra dove scoprirono delle fabbriche di tessitura meccanica. Ebbero l'abilità di farsi assumere in questa fabbrica come operai e così impararono a far funzionare queste macchine. Addirittura fecero anche degli schizzi, dei disegni e poi, una volta tornati a Castellana, decisero anche di acquistare una macchina. Acquistandone una, poi ne fecero copiare altre. Purtroppo le dipendenti erano un pochino contrari a queste innovazioni perché non sapevano usare la meccanica, erano preoccupate, addirittura ne ruppero diverse di macchine e Saverio si alterò moltissimo perché disse: questo è il vostro futuro, non capite? Il futuro dei vostri figli. E infatti questa attività andò avanti alla grande. Saverio fu considerato l'Adriano Olivetti del Sud. Decise di impiantare un impianto di seta, quindi piantò degli alberi di gelso nei dintorni di Villanova e questi alberi di gelso avrebbero dovuto far venire i bachi da seta. Purtroppo questa attività però fu subito tralasciata perché forse pensava che non poteva essere produttiva. La seconda attività che lui intraprese per un filo non riuscì a portare a termine fu la trivellazione per cercare l'acqua dolce. Cominciò a trivellare il terreno intorno a Trigianello, però si fermò pochi metri prima di trovare l'acqua dolce perché si rese conto che forse erano troppo in alto rispetto al livello del mare e quindi queste due attività non funzionarono. Nell'insieme comunque Saverio diventò veramente un personaggio molto importante e addirittura chiese di poter far arrivare a Villanova e a Castellana ovviamente le ferrovie, il treno, perché con il treno era più facile trasferire la merce in Alta Italia e anche all'estero, perché no? E purtroppo per questioni di litigi fra comuni e fra personaggi dell'epoca il povero Saverio fu un pochino messo in disparte, per cui la ferrovia fece una curva evitando proprio Trigianello. Nel frattempo il fratello di Saverio, Nicola, fu nominato senatore del regno. Ormai l'Italia era unita. Dopo il 1860 l'Italia diventò Regno d'Italia, con capitale prima a Torino e poi a Roma, e promise alla cittadinanza di elettrificare il paese. Partì alla volta di Roma, convinto di riuscire a portare a termine il suo compito, ma quando il Senato nominò Castellana, tutti si fecero una risata e dissero: ma dov'è Castellana e chi la conosce? Lasciamo perdere, abbiamo cose ben più importanti. Il povero senatore tornò in paese a Castellana molto depresso e demoralizzato, addirittura si dimise da senatore perché non riuscì
ad accontentare la cittadinanza con questa promessa fatta. Comunque il fratello Saverio disse: io provengo dalla terra e alla terra mia voglio donare qualcosa. Così ebbe l'idea di costruire un grande fabbricato sul suolo di proprietà del fratello Nicola, in una zona un pochino alta del paese di Castellana, dove costruì un asilo orfanotrofio, un ospizio e un ospedale. Queste tre attività, comprendenti in un unico enorme isolato, fornito anche di un bellissimo giardino tra l'altro, andarono avanti e lui le donò alla cittadinanza, così come donò alla cittadinanza la sistemazione della cupola del convento dei frati, che fece ricoprire con bellissime ceramiche di ceramisti di Grottaglie. Un'altra attività, diciamo religiosa, di Saverio fu quella di far eseguire le statue della Settimana Santa, del Venerdì Santo, in cartapesta dai famosi cartapestai leccesi. Inoltre, nel cimitero di Castellana c'è una grande ala di una confraternita che Saverio costruì a spese sue naturalmente, e questi loculi potevano essere dati a persone che non avevano la possibilità di trovare una sistemazione mortuaria, diciamo. Quando Saverio diventò anziano, spesso e volentieri si rifugiava all'asilo, dove trovava grande pace e serenità con i bambini. Nel tempo l'ospedale inglobò l'ospizio e diventò più importante, quindi da piccolo ospedale locale diventò un buon ospedale di provincia. L'orfanotrofio diventò un importante asilo della zona, del territorio. E quando, prima di morire, Saverio scrisse un meraviglioso testamento. Naturalmente donò a tutti i figli delle proprietà, masserie, terreni, abitazioni, costruì 7 palazzi. Questi 7 palazzi ne dette uno per uno a ogni figlio. E alla fine del suo testamento lui scrisse un testamento morale dicendo: io muoio, vorrei che i miei discendenti possano continuare la mia attività, perché solo così potrò riposare in pace. E questa è una frase che mi ha colpito moltissimo, per cui mi ha dato la carica per continuare l'attività del nonno di mio nonno. Prima di me però ci sono stati tanti discendenti di Saverio, più grandi di me, come mio padre, come altri Saverio De Bellis, come altri discendenti, che si occuparono attivamente di questa struttura. E quindi ormai questa struttura è la nostra famiglia. Noi lavoriamo a titolo assolutamente gratuito per questa struttura. Dottoressa, ci racconta cosa è successo dopo la morte di Saverio? La morte di Saverio è stata davvero una morte molto sentita, una mancanza molto forte per la cittadinanza di Castellana. Il suo funerale fu un funerale grandioso, dove parteciparono personalità dell'epoca a livello proprio nazionale. L'asilo, a cui lui teneva tantissimo, diventò sempre più bello, sempre più grande, sempre più importante, e addirittura negli anni avanti diventò, da orfanotrofio, diventò un IPAB, quindi una struttura collegata a livello statale. Questa IPAB è stata poi trasformata in Fondazione Onlus Saverio De Bellis. Per quanto riguarda il piccolo ospedale di provincia costruito e voluto da Saverio, questo ospedale è diventato sempre più importante, sempre più grande, con professori, professionisti addirittura a livello nazionale. Uno dei presidenti, forse uno dei più importanti presidenti dell'ospedale, fu Mario De Bellis,
il quale Mario per 30 anni fu presidente dell'ospedale e insieme al fratello Nicola decisero di andare a Roma al Ministero della Salute per chiedere la possibilità di avere il riconoscimento di IRCCS, cioè istituto a carattere scientifico e di ricerca. Tornati da Roma, Mario e il fratello Nicola tornarono appunto con questa meravigliosa notizia che il nostro ospedale di Castellana era diventato IRCCS, istituto di ricerca a carattere scientifico. Oggi è il fiore all'occhiello della sanità, non solo in Puglia, ma a livello nazionale, e si occupa in modo prevalente di gastroenterologia. Nel statuto dell'IRCCS è stato scritto che nel comitato di indirizzo e verifica deve essere comunque presente un rappresentante della famiglia De Bellis, e quindi anche questa attività intrapresa dal nostro grande Saverio De Bellis continua ad essere seguita dai rappresentanti della nostra famiglia. Per quanto mi riguarda, ricordo di essere stata rappresentante della famiglia nell'ospedale quando si trasferì dalla vecchia sede originale, quella costruita appunto da Saverio, alla nuova sede su Via Turi, che è un bellissimo fabbricato modernissimo, e quindi io mi occupai del trasferimento, del trasloco di questo importante ente. Ricordo che il trasferimento fu fatto durante le vacanze di Pasqua, per cui si dimisero quasi tutti i pazienti, rimasero naturalmente solo alcuni più gravi, ovviamente. Ricordo che facemmo un giro dell'istituto con Nicky Vendola, il quale trovò un vecchietto ricoverato nella sua cameretta, e il presidente gli chiese: ma lei è dispiaciuto di non essere potuto tornare a casa visto che ci sono le vacanze di Pasqua? E il vecchietto disse: no, io qui sto benissimo, mi danno da mangiare, sono curato, io non me ne voglio andare più. Così come anche molti malati oncologici che vengono curati a Castellana si sentono protetti, si sentono amati, si sentono coccolati, e credo che questa sia la cosa più bella e più importante. Oggi queste due importanti strutture sono veramente due fiori all'occhiello per la nostra Puglia. Però è molto importante che la sua immagine continua a brillare sull'ospedale IRCCS Saverio De Bellis e sulla Fondazione Onlus Saverio De Bellis, di cui adesso ho il piacere di presiedere. Dottoressa, e come è composto il consiglio d'amministrazione della Fondazione? Il CDA della Fondazione Saverio De Bellis è composto da 5 membri, 2 indicati dal Comune di Castellana e 3 nominati dalla famiglia De Bellis con una regolare elezione. Questa volta, per la prima volta nella storia, ben 3 rappresentanti della famiglia De Bellis, appartenenti a 3 rami differenti dei discendenti di Saverio, fanno parte del consiglio d'amministrazione. E noi 3 discendenti di Saverio De Bellis abbiamo i genitori, abbiamo avuto i genitori che sono stati anche loro, a loro volta, presidenti di questa struttura. Quindi veramente un continuare la storia di Saverio. E questo ci fa particolarmente piacere, perché vuol dire che il messaggio del Cavaliere del Lavoro Saverio De Bellis è arrivato. Adesso tocca a noi tramandarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti. La Fondazione Onlus Saverio De Bellis, come avevo già detto, è situata nel pieno centro del paese e in una zona oltretutto molto salubre. Oggi, nel 2021, questa attività è diventata veramente molto importante ed è divisa in 4 strutture. C'è una comunità educativa per minori,
che si occupa di minori in difficoltà inviatici dal Tribunale dei Minori, e questi minori dai 3 ai 18 anni vivono con noi, li facciamo studiare, li seguiamo negli studi, li educhiamo, li aiutiamo anche a eseguire attività ludiche, sportive, per cui questa è la comunità direi più numerosa. Poi c'è un centro socio-educativo diurno per minori, praticamente minori in difficoltà economica, familiare, eccetera, vengono affidati a noi per il doposcuola. Una volta usciti da scuola vengono da noi, mangiano regolarmente, fanno i compiti e la sera i genitori li vengono a prendere e li portano a casa loro. Poi c'è una cosa nuova, che è una comunità alloggio per gestanti mamme con bambini a carico. Questa comunità è sorta sotto la presidenza di Carlo De Bellis, dell'avvocato Carlo De Bellis, e noi qui ospitiamo ragazze madri, vengono accompagnate in un percorso per loro forse un po' difficile di crescere i propri bambini, i propri figli, e di autogestirsi. L'ultima struttura voluta fortemente dal mio predecessore, dalla presidente Virginia Di Bello, è stato il doppio gruppo di appartamenti per adolescenti. Questa nuova struttura sorta in via Sonnino, angolo via Bovio, quindi proprio nel centro più interessante del paese, accoglie ragazzi dai 16-17 anni più o meno fino anche ai 24, e in questa struttura alloggiano su un piano solo ragazzi di sesso maschile e nel secondo piano ragazze. Noi lì cerchiamo di educarli e di avviarli a un'attività professionale. Naturalmente io vi ho parlato molto velocemente di queste attività, ma vi assicuro che sono attività particolarmente difficili, importanti, che ci creano veramente grossi problemi, addirittura da non dormirci la notte. I nostri coordinatori, i nostri educatori, il nostro personale, che è numerosissimo, arriviamo a circa 40 presenze fisse al giorno, il nostro personale si dedica con amore, con affetto e con passione a questa attività. Certo, i ragazzi che ospitiamo non sono ragazzi facili, hanno tutti delle tristissime esperienze alle spalle, e noi ci sforziamo di far dimenticare loro queste gravi tragedie che hanno subito e cerchiamo di aprirli e di avviarli a un futuro sicuramente migliore. Grazie mille Presidente Daniela De Bellis per quello che fate e grazie per averci dedicato il tempo. Ringraziamo anche Fondazione Onlus Saverio De Bellis per ospitalità. Sono io che ringrazio Sai Che in Puglia, perché ho avuto la possibilità di raccontarvi la storia di Saverio De Bellis, una storia importante, forte, di grande impatto, e questa storia deve essere conosciuta da molti. Adesso è conosciuta, ma deve essere conosciuta ancora di più e diffusa soprattutto nei nostri giovani. Io vi ringrazio perché i nostri sacrifici e i nostri sforzi possono essere compresi da molte più persone e quindi possiamo essere seguiti con affetto, come noi seguiamo con affetto i nostri ragazzi. Condividete questo video con i vostri parenti e amici e sai che può interessare o coinvolgere anche te!